Noi siamo qui in piazza per chiedere che prima delle frontiere vengano le persone. Oggi è la giornata internazionale dei rifugiati e noi in questo periodo storico della nostra umanità stiamo vivendo la più grave crisi dei rifugiati al mondo dopo la seconda guerra mondiale. L'Ungheria costruisce un muro, in Italia milioni e milioni di italiani votano per Salvini. Cosa dite di coloro che hanno paura? Che noi siamo qui per dire esattamente il contrario, questo è un paese civile che vuole accogliere chi è in difficoltà, esattamente come è accaduto in secoli precedenti quando eravamo in difficoltà noi. Tutti quelli che chiedono di venire in Europa devono poter entrare? Soprattutto quelli che vengono da paesi in guerra dove c'è tanta disperazione devono entrare. Il problema è che nel momento in cui c'è un'esigenza umanitaria importante è anche diritto di tutti poter scappare dalla fame e non avere la possibilità di accogliere chi ha necessità di un'accoglienza mi sembra una cosa gravissima. In questo momento l'Africa attraversa una situazione molto difficile e voltarsi dall'altra faccia non ci fa onore. I'm here to support the refugees because a refugee is someone who flees their country because of something else that's going on in their country, and so something bad is happening there. So I believe that everyone's a human and has the right to be places, and so they have the right to be here as well as much as we do. So chi si risponde ai milioni di italiani che votano per Salvini, che hanno paura, agli ungheresi che costruiscono muri, a chi vede questa Europa in pericolo di fronte a un'invasione? Che corrono seriamente il rischio di farsi complici delle mafie, perché le mafie ringraziano, le mafie man mano che si fanno più restrittive le leggi e più difficili gli ingressi, di conseguenza lucrano profitti enormi nell'intero ciclo dell'immigrazione e anche dei rifugiati ovviamente, perché si paga per la partenza, si paga per l'imbarco, si paga e si gestisce gestendo i centri di espulsione, i centri di accoglienza come abbiamo dimostrato con Mafia Capitale, quindi è la mafia che gestisce l'intero ciclo dell'emigrazione cosiddetta clandestina. Rendiamo dei corridoi umanitari, facciamo in modo che questa gente almeno come le merci possa viaggiare e le mafie sono messe fuori gioco. Per evitare che le persone prendano la via del mare, l'unica soluzione alternativa è creare vie sicure e legali di accesso. Questo significa concretamente che si deve aumentare ovviamente il numero di persone da reinsediare in Europa, quindi le persone che sono già che si trovano al di fuori nei confini dei paesi al di fuori dell'Unione Europea, che queste persone possano accedere in Europa senza necessariamente dover attraversare il mare o il deserto piuttosto che altre vie, altri varchi tra la Turchia e la Grecia. La sicurezza è una clava che viene utilizzata per convincere la gente a fare la guerra contro altri che hanno più difficoltà di noi e quindi a distogliere l'attenzione dall'Europa delle banche e dei poteri forti che ci costringe a milioni di poveri e di concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica su poche centinaia, su poche migliaia di persone che arrivano in Italia e in Europa a chiedere protezione. Cosa bisognerebbe dire ai milioni di italiani che votano Salvini, che hanno paura, o agli ungheresi che costruiscono muri, o chi vede un'invasione e non un'opportunità da questo incontro con i popoli che bussano alle porte dell'Europa? Beh, la prima cosa sarebbe dirgli la verità, che l'invasione non c'è. Io vengo da una riunione a Bruxelles dove c'erano tanti libanesi, loro hanno un rifugiato su 4 abitanti e noi ieri le Nazioni Unite ci hanno detto che in Italia abbiamo 0,1 rifugiato per ciascun abitante, quindi l'invasione non c'è e l'Europa, se si chiude in se stessa, rischia di fare una brutta fine.